La vita, caro, è come un uovo. C'è il guscio e c'è il tuorlo. Se vuoi nutrirla, impara a succhiare il tuorlo anche tu. Tu sei uomo di valore e mi pregio di avere ottime referenze su di te, e come scrittore e come giornalista. Ma bivacchi con robetta mediocre. Ti castighi a fare il manichino innamorato mentre puoi esplodere. Dimentica Helen. È intrigata con miei amici di Roma in traffici di alto livello. Servono belle bestie per operare in nome e per conto di chi non può figurare nelle speculazioni di grosso giro. Helen c'è dentro da anni, sa troppo, non può tirarsi fuori. La sua firma copre gente di sottogoverno che sanno essere agnelli e leoni. È pericoloso per lei e per te, caro Mirko. Io sono un umile mediatore e qui ritorna in ballo il guscio e il tuorlo. Ti sto offrendo il tuorlo, un bel giornale tutto tuo da dirigere, tenendo conto naturalmente delle nostre opinioni. Opinioni di gente per bene, allineata. Ti concediamo anche una testata socialista, tanto per dare vernice. Ma il guscio, ossia tua moglie, non la conosci. Col soldo ti godi le mogli degli altri, c'è più gusto. Sono certo che...